compete con l'Emilia-Romagna, compete col Veneto, compete con la Toscana. Devo dire che sui vini noi siamo sicuramente leader a livello mondiale come regione, però l'Italia è bella tutta, l'Italia ha delle eccellenze straordinarie che sono diffuse su tutte le regioni italiane. Quindi bene che ci sia competizione, perché io credo che la competizione sia una leva importante, un motore importante per far sì che le regioni vadano nel mondo per affermarsi, ma nello stesso tempo bisogna lavorare insieme, e quindi regioni che sanno prendersi per mano, come facciamo qua in questi spazi e in cui ci si mette la faccia non solo come produttori, e quindi grazie ai nostri imprenditori straordinari, ma anche come istituzioni. Il fatto che qua ci sia il Ministro dell'Agricoltura, che ci sia i presidenti di regione, che ci siano i governatori, è la testimonianza di come quando si ama l'Italia la si promuove tutti insieme. Presidente, lì vediamo un buonissimo risotto che stanno preparando. Lei cosa consiglierebbe al pubblico americano che si avvicina anche nello spazio Piemonte? Insomma, cos'è il vostro punto all'occhiello? Lei ha parlato del vino, ma ci saranno tante altre cose. Vino che ricorda le nostre eccellenze, noi immaginiamo un buon calice di Barolo con un risotto Carnaroli. In Piemonte si fa il 70% del riso che si fa in Italia, si produce in Piemonte, quindi risotto di eccellenza, e con burro fuso di montagna e una bella grattata di tartufo bianco d'alba, che io credo che chiuda il cerchio perfettamente, il cerchio della perfezione e dell'eccellenza. Ministro, la legislatura che è praticamente ormai andata in porto sulle regioni e dare più potere alle regioni, ecco, secondo lei ha un'incidenza anche sull'export di queste regioni, anche sul loro mercato all'estero? Guardi, sull'export il Piemonte è una regione che sono quelle che nel 2023 ha chiuso con un bilancio più 9% di export rispetto al 2022. Noi siamo una terra di eccellenza perché non solo sull'enogastronomia, ma pensate anche su quelli che sono il cashmere o i tessuti del Biellese o le rubinetterie del Novarese. Noi siamo una terra che esporta gran parte di quello che produce. E credo che l'autonomia, essendo una forma prevista dalla nostra Costituzione, che permette di calare un abito di misura su quelle che sono le esigenze delle regioni, possa essere utile non solo sulle esportazioni, ma su qualsiasi altra cosa. E siccome qua siamo negli Stati Uniti, dove c'è in corso anche una lotta politica abbastanza forte, lei è preoccupato che per quanto riguarda le esportazioni qui negli Stati Uniti, al centro del dibattito ci sono per esempio nuove leggi protezionistiche? Lei crede che insomma gli Stati Uniti si possano chiudere e che quindi ci sarà più difficoltà? Ma io sono certo di un fatto, che se è vero che ci sono tendenze protezionistiche, però dall'altra parte c'è voglia di Italia, per cui alla fine le persone, la gente, i consumatori vogliono Italia, chiedono prodotti italiani veri, certificati e garantiti, e la qualità e la voglia d'Italia è più forte di qualsiasi barriera qualcuno voglia porre in essere.